Allora, allora siamo qui per Sherwood Web, Web TV con Amadou e Mariam. La prima domanda è, voi oltre ad essere impegnati come musicisti siete anche dal 2010 ambasciatore contro la fame del World Food Program per l'Unione Europea, organizzazione che partecipa al Festival Internazionale 2011 anche con il vostro concerto. In questo primo anno come si è svolta la vostra attività di ambasciatori, un bilancio? Non so che Stefano vuol sapere, se come ti sei passato questa anni come ambasciatore del World Food Program, come è questo tipo di lavoro per voi, se siete contenti di questa esperienza per il futuro? Oui. Beh, c'est un bon exemple, une bonne expérience aussi, parce que nous venons de l'Afrique. L'Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la faim, il y a la malnutrition, il y a la sous-alimentation. Donc nous avons vécu, on a vu des gens dans ces cas-là. Donc je pense que nous sommes les mieux placés pour en parler, comme nous connaissons la situation. Et le fait d'être musicien aussi, on enchante, on parle, on lance des messages. Je pense que ça, c'est un bon atout pour être ambassadeur. Merci. Quindi ha detto che in pratica si conoscono molto bene i problemi anche di malnutrizione, dell'Africa, eccetera. Sono proprio loro, possono parlarne meglio di questi problemi proprio perché col loro lavoro possono parlare a più persone possibile e quindi sono molto contenti di questo. Ok. Allora, nel 2004 è uscito il disco di Mansha Bamako, prodotto da Manu Chao. Naturalmente ci chiedevamo come è nata la collaborazione con Manu Chao e poi io so che Manu Chao ha prodotto anche il disco degli Smod e Manu Chao è molto interessato alla scena musicale del Mali. Come è nata la vostra collaborazione con lui? Manu Chao, un jour il était dans la voiture, il a écouté notre musique et il dit que ça lui plaît. Avec notre manager Marc-Antoine, donc on a travaillé ensemble, il avait des chansons, nous aussi on avait des chansons, il a pris sa guitare, on a chanté, ça lui a plu, donc on a fait l'enregistrement, Timash à Bamako, ça a beaucoup marché, ça nous a beaucoup ouvert des portes, donc on a beaucoup voyagé, chaque fois les salles étaient remplies, donc on a eu beaucoup de prix avec Timash à Bamako. La collaboration avec Manu Chao, vraiment, c'était très bien pour nous. Quindi Manu Chao stava andando in macchina, ha sentito la musica e quindi gli è piaciuto moltissimo e poi anche grazie alla collaborazione con il signor Marc-Antoine poi dopo si sono conosciuti e questa collaborazione ovviamente li ha portati a girare molte piazze e a conoscere più vasto pubblico rispetto a prima, quindi insomma sono molto contenti di questa collaborazione. Voilà. Merci. Allora, la prossima domanda è il Mali ha una lunga tradizione musicale, molto antica, e il Mali ha prodotto e produce molti artisti di fama mondiale. Io penso alle Farka Touré, Salif Keita, Toumani Diabaté, Baba Sissoko, e molti artisti stranieri, penso a Didi Bridgewater, si ispirano alla musica del Mali. Ricordo che Didi Bridgewater ha fatto un disco che si chiama Red Earth, di ispirazione di musica del Mali. Come vi rapportate voi con la tradizione della vostra musica? Perché è una tradizione molto antica, molto lunga. Le rapporto la tradizione del vostro paese e avec tous ces musiciens qui hanno mis. Voilà. Donc moi je pense que ce qu'il a dit c'est bien, la tradition musicale malienne elle est beaucoup riche, en passant par les Ali Farka Touré, mais en fait au Mali il y a une grande tradition parce que chaque ethnie a sa musique. Donc, en faisant cela, donc, il y a beaucoup de variétés. Et dans toutes les choses, il y a la musique. Quand c'est le mariage, il y a la musique. Quand c'est le baptême, il y a la musique. Donc, il y a une grande tradition musicale. Donc, le Mali aussi, la musique malienne a des liens avec le blues, avec le rock, avec la musique cubaine, avec le zouk. C'est ce qui fait que la musique malienne s'exporte beaucoup. Tout le monde comprend la musique malienne et les artistes maliens tournent un peu partout dans le monde parce que les gens ils comprennent déjà la musique malienne. Ok.
Quindi, in Mali la musica è dappertutto, dai matrimoni ai battesimi, dovunque, quindi la tradizione è la più varia, si sposa con il rock, con altri tipi di musiche, e quindi loro fanno un insieme di tutti questi generi musicali. Allora, nel disco Welcome to Mali c'è un pezzo che si intitola Se n'est pas bon. E è un pezzo che ha una forte connotazione politica. E, allora, una domanda che ci veniva in mente, stavamo pensando a, per esempio, al Senegal e alla rivolta della primavera araba, in cui l'hip hop ha avuto un ruolo importante nella politica e anche nello svolgimento delle rivolte stesse. E che ruolo ha la musica negli avvenimenti politici di quest'anno e in particolare nel vostro paese? Che ruolo ha la musica da cette année che si è passée des révolutions, de l'hip hop in Senegal e altri paesi? La musica per noi è très important per comunicare le idee, etc. Vous che ne pensez? Oui, parce que c'est l'album Welcome to Mali, on a un morceau qu'il a eu à dire, ce n'est pas bon. Donc ça s'adresse aux politiciens. Aux politiciens, parce que les gens ils font beaucoup de promesses pour accéder au pouvoir, mais quand ils sont au pouvoir, ils oublient tout, ils font face à autre chose. Donc nous avons chanté cette chanson-là pour les sensibiliser, pour dire que s'ils veulent le bonheur du peuple, donc qu'ils viennent au pouvoir pour le bonheur et le respect du peuple et la paix. Donc, en dehors de cela aussi, donc vous pouvez traduire ça et puis je dirai le reste. Ok. Quindi ha detto praticamente che sì, i giovani ascoltano la musica, però poi quando la gente va al potere si dimentica di tutti i messaggi che la musica può trasmettere. E quindi ha detto la musica proprio serve ai giovani per comunicare tutte queste idee. Sentiamo la seconda parte del discorso. Effectivement, en Afrique, la musique, les chanteurs sont toujours les premiers à dénoncer les choses. Par exemple, la démocratie au Mali, c'est les artistes qui ont chanté les premiers pour dénoncer la dictature, pour que les choses changent. Donc en Afrique, tout le monde écoute les artistes sont les premiers messagers et sont toujours à la base des changements en Afrique. Quindi i musicisti sono alla base del cambiamento in Africa, è la voce della democrazia, questa è la cosa più importante che ha detto. Okay. Bene, beh, l'ultima domanda è un po' legata a, naturalmente una domanda un po' di rito, molto giornalistica, sui progetti futuri che avete. Stasera suonerete qui a Ferrara, so che c'è una collaborazione in atto con Jovanotti, magari ce la possiamo aspettare stasera, forse sì, forse no. Avete dischi in cantiere, una tournée in cantiere in futuro? Parlateci un po' dei progetti futuri. Se sua Ilia Jovanotti, potete che se sua Ilia sono ensemble, il ha una collaborazione se sua che noi attendiamo beaucoup, se possibile. E ce che Stefano ha domandé, se nuovo album, nuovo disco, nuovo progetto che voi potete avere, una tournée per il futuro, voilà, vous avez quelques projets? Effectivement, bon, cette année on a fait beaucoup de choses. On a enregistré notre album. Ça va sortir le Effectivement, on a fait à Bamako. On a fait au Sénégal, on a fait à Londres aussi. Aux États-Unis aussi. C'est ça, New York, Paris, Bamako. Donc ça s'est bien passé. Donc Giovanni aussi, Lorenzo, on s'est rencontrés aussi. On a chanté avec lui, on a resté à Paris et je pense que la chanson est très très bien. Donc on a fait plusieurs collaborations et je pense que on veut se faire connaître un peu partout et puis notre objectif c'est de jouer avec tout le monde et c'est bien. Grazie. Quindi ha detto sì, stasera appunto suoneremo con Jovanotti, c'è stata una collaborazione anche a Parigi e quello che per noi importa è appunto suonare con tutti quelli che possono aiutarci a trasmettere la nostra musica e ne siamo contenti di questo. Bene, ringraziamo Amadou e Mariam e ci diamo appuntamento a stasera. Merci beaucoup. Merci, grazie. Merci beaucoup.